Se volete aiutarmi a fare più pink slips e contest nel mio canale, acquistate i vostri crediti da FIFA Ultimate Team Coins. Troverete il link qui sotto in descrizione. Salve a tutti ragazzi, belle e brutti, e miei iscritti più di tutti. Bentornati su Giove HD Spo. Io sono Giove Spo, ormai mi conoscete bene. Allora, state vedendo soltanto la mia faccia. Perché? Perché questo è un vlog. Così giusto per dirvi qualche cosa. Allora, per iniziare volevo chiarire parecchie cose. Allora, volevo informarvi dei pink slips. Allora, i pink slips, come ben sapete, li faccio sorteggio. E se non li faccio sorteggio, li faccio contro persone, contro altri canali youtubers che mi aiutano. E questo è assoldato. Poi in alcuni casi sono così magnanimo da concedere la possibilità anche a chi ad esempio non ci riusciamo a connettere quel giorno a riprovare a farla. Però poi se non si connette di nuovo non serve più farlo. Questa è una cosa che mi è successa. È riuscito estratto una persona e non ci connettevamo, abbiamo provato tante volte e ho detto non ci connettiamo, devo fare una nuova estrazione, perché giustamente bisogna dare la possibilità ad altri di provare a vincere. Vabbè, fatti becchi e tutte le altre cose, siamo finiti che gli ho detto che potevamo fare un pink slip su due Gundogan. Oggi avrò provato ad effettuare la connessione, ma non ci siamo riusciti. La prima volta, la seconda, la terza volta, non ci siamo riusciti. Allora, la cosa che mi ha fatto arrabbiare di più è stato che mi ha dato del truffato. Voi mi conoscete, cerco sempre di essere il massimo trasparente e tutto. Vi dico sempre le cose, perché naturalmente non voglio creare delle divergenze tra noi, tra di noi. E quindi questa è la cosa che mi ha fatto più arrabbiare. E quindi, ora in avanti sarò un po' più severo, perché è giusto, uno più è buono più alle volte viene, si abusa della sua bontà. Allora, d'ora in avanti farò il post. Se non ci riusciamo a connettere farò un'altra estrazione, che sarà lampo oppure che potrà durare uno o due giorni, fino a quando non si trova una persona con la quale si può connettere. Perché giustamente alcune volte succede, anche quando si fanno le stagioni online, si cerca un avversario, si entra nella stanza, però poi esce scritto la connessione dell'avversario interrotta, perché in quel caso non ci si riesce a connettere tra entrambi. A volte succede, non è una colpa mia. È la cosa che mi ha dato fastidio, che sono stato dato del truffatore. Ma almeno si sa il significato della parola truffare. Una truffa è quando tu dici facciamo questo e questo, però poi non si fa, si fa tutt'altro. Ma se io non si riesce a connettere, che cazzo di truffa è questa? Vabbè, piccolo sfogo. Un'altra cosa che mi è capitata è successo che una persona ha prestato ad un'altra un giocatore. Naturalmente l'ha fatto in buona fede, vabbè. È successo che una volta che ha prestato a questo giocatore non gliel'ha dato più dietro, a me prendeva per il culo, a me mi ha fatto incazzare. Se entrambi state vedendo questo video, non ci si comporta così, è proprio sbagliato questo comportamento. Mi ha fatto incazzare, gli ho risposto a turno, mi ha insultato, io ti insulto, giustamente, è un sistema di difesa, gli ho risposto, giustamente, dovevo rispondere, doveva partecipare al torneo, l'ho proprio escluso dal torneo, se parteciperà o non parteciperà più. E quindi voglio dirvi, non fidarvi di nessuno, se prestate le giocatori, crediti, prestate solo a youtubers, prestate, e dovete avere secondo me anche un testimone, non so, qualcuno che c'è con voi, ma non serve neanche il testimone, basta che li prestate a youtubers come me, come o Axel ad esempio, sto mettendo un esempio, come Blinz, persone che hanno un canale e che sapete che potete rovinare la loro reputazione. Cioè, ad esempio, mi prestate dei crediti, io non ve li ridò, ad esempio, no? Voi mi sputtanate da dove volete, perché giustamente è giusto farlo, perché giustamente, ho detto troppe volte giustamente, è una truffa che gli ho fatto. Ho detto che vi dovevo dare i crediti, invece non ve li ho dati. Però come potete stare tranquilli, perché comunque io ho pagato sempre i wager, anche se li pagavo alcune volte, mi girano talmente i coglioni che non li volevo pagare, però alla fine li ho pagati tutti. Quando perdevo i pink slip ho sempre dato i giocatori. Chi ha partecipato può confermarlo. E che altro? Cioè, io non ho problemi a darvi un giocatore che avete vinto, che giustamente avete vinto, stop. Vabbè, passiamo a un altro argomento. Inizierà una nuova serie su questo canale, sul canale di FIFA Card Fortune Italia. Sarà una serie tra noi due, saranno 10-15 episodi, non sappiamo bene quanto durerà. Non vi spiego nulla, perché ci sarà lunedì il video di tutte le spiegazioni, e quindi rimanete sintonizzati sui nostri canali. Ultima cosa, avrei in mente di iniziare un contest settimanale, sarà solo da 5k, sì, purtroppo 5k, perché i crediti, come ben dico, me li faccio da solo. Se volete aiutarmi, come ho detto in questo video iniziale, nel fare più contest, pink slip, acquistate i vostri crediti. Se acquistate dei crediti da FIFA Ultimate Team Coins, loro mi daranno
una percentuale sui crediti che hanno venduto loro. Facciamo un esempio. Voi comprate 100.000 crediti. A me danno il 10% di 100.000 crediti. Dovrebbero dare 10.000 crediti, mi sa. Non sono sicuro di questa cosa, dobbiamo ancora confermarlo. Mi hanno detto che ogni volta che uno acquista tramite il link che trovate in descrizione, mi daranno una parte di crediti. Ecco perché vi invito, se volete acquistare crediti, se volete aiutarmi a fare contest in Big Slips, ad acquistare i vostri crediti dal link in descrizione. Ma io lo faccio perché voglio fare Pink Slips, voglio crescere come canale, voglio dare a tutti la possibilità di giocare Pink Slips. Infatti faccio Pink Slips in occasione di 500 iscritti, una volta alla settimana, quindi è un'opportunità che do infine a tutti quelli che hanno la mia stessa console. E quindi stavo pensando di fare questo contest settimanale da 5k, solo 5k purtroppo, se no poi ogni mese dovrei rimetterci 40k più i Pink Slips, che se li perdo saranno altri 40k ad esempio. Sono 80k al mese e io prima facevo molto più partite, ora ne faccio di meno, quindi sarà un contest settimanale a 5k. Sarà particolare perché vincerà il contest settimanale ogni settimana colui che commenterà con una battuta o una barzelletta breve che faccia ridere. Cioè, dovete scrivere un commento con una barzelletta, una battuta che faccia ridere, che mi colpisca, che mi diverta in sostanza e che diverta anche gli altri. Una battuta che faccia ridere, ma ridere, ridere, ridere. E questo era il contest particolare, questo era quello che avevo da dirvi, spero che non sia troppo lungo questo video. Che dire, se avete dei commenti da farmi, fatemi qui sotto, se avete dei dubbi sempre qui sotto, se volete aiutarmi a fare contest e pin slips, acquistate dal link in descrizione, FIFA Ultimate Team Coins. Questo è tutto, spero vi sia tutto chiaro. Se avete dubbi, commentate, iscrivetevi al canale se siete già iscritti. Qui è Jovispo, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani o alla prossima con un nuovo video. Ciao e bella a tutti!